sia con voi. Anzitutto benvenuti, carissimi giovani, docenti, studenti, a questa parrocchia. Quest'anno ci vediamo qui, un tiro di schioppo dall'Ateneo, visto che trovate anche la facilità diaria per giungere in parrocchia. E vuole essere anche un bel segno per celebrare qui la Pasqua, per chiedere al Signore di farci vivere intensamente questa dimensione della misericordia, che non è solo quella che noi invochiamo dal Signore, ma quella che sapremo anche condividere tra di noi. Perciò riconosciamoci tutti bisognosi e tutti inadempienti, bisognosi della misericordia del Padre, inadempienti ancora nell'essere misericordiosi come il Padre. La bontà di Dio ci renda degni di celebrare questi santi misteri. C'è un dialogo molto interessante che abbiamo ascoltato nella prima lettura tra Mosè e Yahweh e Dio. Sappiamo le scene del popolo di Israele che dopo breve tempo, nonostante avesse sperimentato questa prodigiosa liberazione dalla schiavitù d'Egitto, tra le piaghe e l'attraversamento del Mar Rosso, il cammino nel deserto verso la terra promessa, il popolo comincia a svolgere un'attività molto interessante, quella della mormorazione, della critica, perché non è mai contento, anzi, rimpiange le cipolle d'Egitto, rimpiange i pesci, la carne che mangiava quando era schiavo. Cioè, purché si sta bene, anche se siamo schiavi, non importa, ecco la logica. E Dio ha deciso di distruggere questo popolo. Dice a questo punto che avevo scelto il popolo dell'alleanza, ma vedo che non è il caso. E Mosè interviene. Dio dice, ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e di voi. Di te farò una grande nazione. Così come Abramo era solo, non aveva figli e diventa capostipite di questo popolo, la stessa storia si rinnova con Mosè. Ma Mosè intercede. E approfondiamo questo, guardate, perché per capire il discorso della misericordia di Dio ci dobbiamo anzitutto nutrire della storia del popolo di Israele, poi arrivare a ciò che Gesù, volto della misericordia del Padre, ha detto e ha fatto durante la sua vita terrena. Perché le parole di ira, quasi di vendetta, che gli autori antichi mettono sulla bocca di Dio a volte sono molto pesanti. Basta vedere anche alcuni salmi, alcuni testi profetici, ma c'è sempre qualcuno che provoca ancora di più Dio, come Mosè. Dice sì, ma se tu hai scelto questo popolo, ora che figura ci fai? Prima lo libera e poi lo fa morire nel deserto? Allora non è stata una liberazione. Agiresti contro il tuo stesso interesse. Un discorso ardito, quello di Mosè, ma anche è un discorso che tocca il cuore di Dio. Perché Yahweh dice, renderò la vostra prosperità numerosa come le stelle del cielo e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre. Così Dio, tu avevi detto ad Abramo. E ora il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo.
Ecco che cos'è la misericordia. O prendere coscienza di un amore che parte da lontano e non si rinnega mai, anche se questo amore conosce i momenti della rabbia. Chi è andato a messa domenica scorsa avrà sentito quel brano del profeta Isaia, dove si parlava di Dio che voleva ancora punire il popolo, però ad un certo punto dice: ma no, può forse una madre dimenticarsi del figlio del proprio grembo? Ebbene, se anche ci fosse tale madre, io non mi dimenticherò mai di te. Ecco, ho disegnato le tue mura, il tuo volto nel palmo della mia mano. Può essere anche una bella poesia, un buon sentimento. Per Dio è realtà, per noi è fede. Per Lui è realtà perché lo ha fatto e lo ha dimostrato nella pienezza dei tempi quando ha mandato il suo Figlio Gesù. Per noi è fede perché è la scommessa continua nel dirci: ma io ci credo o non ci credo? Per me è vero o non è vero tutto questo? È l'unico discernimento, criterio di verità in noi stessi, su cui dobbiamo interrogarci, è questo. Alzando gli occhi, Gesù è il crocifisso. Cosa ci dice questo croce? Quest'uomo crocifisso. Quale messaggio ci lascia? Qual è il messaggio che arriva alla nostra umanità, al mio cuore, alla mia intelligenza, alla mia volontà? Che cosa ha a che fare con i miei progetti, con il mio impegno, con la mia volontà di conoscere, di sapere, di imparare, di prepararmi al futuro, a domani? E non sono domande d'occasione, guardate, perché queste domande in fondo sono sottese anche al dialogo tra Gesù e i suoi interlocutori. Dopo che ha fatto quel miracolo straordinario, no? Che abbiamo letto, perché in un certo periodo dell'anno, giusto tra parentesi, no? Non si scelgono dei brani, dei pezzi sparsi del Vangelo, si fa la cosiddetta lettura continua. E stiamo leggendo il capitolo 5 di San Luca, di San Giovanni, che continuerà anche dopo Pasqua. Gesù ha fatto questo miracolo alla piscina probatica. Attualmente si trova la Basilica di Sant'Anna ed è ancora visitabile, dove le guide dicono sempre, ed è così, c'è una documentazione storica, già molti secoli prima di Cristo, per una serie di correnti che si creavano nel fiume e le acque che scorrevano lì, i medici del tempo esercitavano la loro attività curativa. E era nata così la leggenda che appena le acque si agitavano un po' di più, il primo che si gettava dentro veniva guarito. Il valore salvifico, sanante delle acque, la fecondità proprio dell'acqua. Ebbene, c'è questo paralitico che sta lì da 38 anni. Gesù gli dice: ma tu vuoi guarire? Magari non c'è nessuno che mi spinge, ma tu vuoi guarire? Beh, allora alzati, prendi la tua barella e vattene a casa. Quello si alza e torna a casa con la sua barella. Gli scrivi e i farisei, i giudei che stanno lì intorno, ecco, invece di guardare che un uomo è guarito e comincia a camminare, dice: è sabato, sta facendo un lavoro, porta a casa la barella. Chi ti ha guarito è un peccatore.
si vede sempre la possibilità di un aspetto contrario quando si vuole negare l'evidenza della fede. E il brano di questa sera lo abbiamo letto perché Gesù voleva illustrare a loro ieri, a noi stasera, che cos'è la fede, qual è la sua missione e qual è il grande mistero della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, il dialogo tra il Padre e il Figlio. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, io non sono un guaritore, vuol dire. Però di fatto avete visto che quest'uomo è tornato a casa propria. Voi giudicate e mormorate come facevano i vostri padri nel deserto, che dovevano mormorare su tutto. Il Padre ama la verità e dona la vita. E io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza. Cari amici, celebrare la Pasqua vuol dire cercare questa vita, che è la vita della fede, la vita in Dio, la conoscenza non teorica, direi filosofica. C'è anche spazio per tutti i ragionamenti possibili, ma quella adesione di fede che nasce dall'amore. Dall'amore che Dio ha verso di noi e che noi dobbiamo alimentare pian piano verso di noi. È il Padre che mi ha mandato, è il Padre che mi ha detto ciò che devo fare, è il Padre che mi dice offri la tua vita, annuncia la parola, rivela che il Padre ha tanto amato il mondo da mandare il suo unico. Ecco il mistero della Pasqua. Ma noi vediamo un Dio crocifisso, un Dio condannato. Perché? Chiediamocelo. Perché quel segno è la più grande dimostrazione dell'onnipotenza di Dio e della libertà degli uomini. Perché avrebbe potuto salvarci in un modo diverso, ma ha lasciato anche che chi non ha creduto in Lui, chi ha dubitato, chi lo ha rinnegato, chi non si è fidato, chi ha avuto paura della stabilità politica, della stabilità religiosa del tempo, eccetera, crocifiggilo, lo ascolteremo tra qualche giorno, crocifiggilo, e si è lasciato crocifiggere. Non solo, ma detto in quel momento, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. La libertà dell'uomo si incontra, guardate, con la misericordia di Dio. Altrimenti la nostra libertà ci porterebbe dove ha portato il figlio giovane. Dammi la proprietà, quello che mi spetta, e me la vedo io per conto mio. Dopo un po' avrebbe voluto mangiare le carrube che davano ai porci, ma nessuno gliele dava. Tornerò da mio padre perché qui faccio la fame, eppure aveva avuto tutta la proprietà, tutto ciò che gli spettava. Aveva rivendicato i diritti e Dio gli ha riconosciuto il suo diritto, il padre. Ma il diritto, scusate se mi prolungo un po' su questo perché è fondamentale oggi, il diritto senza il dovere non va lontano, ma anche il dovere che è fondato sull'obbligo, devi fare, devi fare, devi fare e basta, io subisco e lo faccio, ma non imparo ad amare. Ecco che ad un certo punto poi facciamo i conti. E nel fare i conti, guardate bene, si interrompono tutte le relazioni autentiche. Si comincia a puntare il dito, no,
non a se stessi, all'altro. Il padre è sempre lo stesso, con il giovane mentre era ancora lontano, lo vide, commosso gli si gettò al collo, di corsa incontro gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio grande non voleva entrare, il padre uscì allora a pregarlo. A me fa più senso questa seconda espressione, perché quando un figlio è lontano un po' l'affetto, il padre non dimentica mai, disposto a perdonare, ma quando esce fuori a pregare quel figlio che era quello che gli era rimasto, che lo amava, però era un figlio ragioniere. Tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici, io ti sto servendo tutti i giorni, dovere. Io sto lavorando per te, questo tuo figlio è tornato. Ecco, il dovere che non è fatto per amore. E solo la misericordia di Dio ci aiuta a riscoprire la bellezza e la verità dei nostri rapporti. A dire con il cuore, Padre nostro, non Padre mio. Bisogna, figlio, tu sei sempre con me. E tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa ad aggregarsi perché è questo tuo fratello. Lo impareremo noi questo. Perché quando dobbiamo fare le manifestazioni per la guerra, per gli scioperi, per questo e per quell'altro, che ben vengano. Ma quando dobbiamo cambiare le relazioni tra di noi, alla luce del Vangelo di Cristo, siamo disposti. Quando saremo disposti a fare tutto questo, celebreremo veramente la Pasqua del Signore, cioè quella vita nuova, quella relazione autentica che ci permette di riscoprire la nostra identità di figli di Dio e quindi di fratelli tra di noi. È quello che vi auguro con tutto il cuore, perché sono convinto che al di là di tutte le possibili le difficoltà che il mondo oggi può presentare anche nel guardare il vostro futuro, quanto si è radicati nell'umanità, nella vera umanità, nella vera fraternità, ecco, ci si fa strada nella vita. Buona Pasqua a tutti. Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore, ci liberi da ogni colpa, perché sollevati dalla umiliazione del peccato possiamo gloriarci della pienezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Spirito Santo, discenda su voi.